Siamo senza stipendio, il gennaio non si è preso, il febbraio a casa ci sta la famiglia, e senza soldi è quello il problema, capito? Si spera che prima possibile che ci riassumano al lavoro, o se no si va in Naspi per avere l'ammortizzatore sociale, trovare da un'altra parte qualcosa. Perché ad oggi siete senza ammortizzatori sociali, senza stipendio, sospesi in tutto e per tutto. Non abbiamo niente. È stato il giorno della Del Tongo, azienda con sede a Tegoleto, dichiarata fallita dal Tribunale di Arezzo. Mercoledì pomeriggio, vertice in prefettura e sit-in dei dipendenti. Circa una sessantina rimasti senza lavoro da quasi un mese e tutti sospesi. La speranza per l'azienda adesso ha un nome, si chiama Sigel, realtà empolese specializzata in componentistica d'arredo e legno, già fornitrice della stessa Del Tongo, che avrebbe manifestato il proprio interesse nei confronti della ditta aretina. Presenti al tavolo di fronte al prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, i curatori fallimentari e i rappresentanti sindacali. Non essendoci ancora appunto sul tavolo una manifestazione ufficiale e con un valore diciamo giuridico di interesse, a oggi siamo in attesa di quello per poter delineare eventuali percorsi. Abbiamo detto che i lavoratori si daranno tempo 15 giorni per poter dar tempo a chi vuole fare questa manifestazione di interesse di farla. Dopodiché chiederemo al Tribunale di apporre un termine alla sospensione perché purtroppo siamo senza stipendi e senza contributi in questo periodo. Quindi ci riconvochiamo nel momento in cui ci sarà formalmente una manifestazione di interesse e comunque ci risentiremo la prossima settimana. Se da un punto di vista della concretezza della proposta e comunque dell'idea ci rassicura, dall'altra però abbiamo comunque la fretta di avere una proposta concreta che il Tribunale possa valutare e sulla quale fare un bando, ovviamente. Tutti sospesi, come si vive? Con un piede da una parte e un piede dall'altro, perché non sei né disoccupato né tantomeno sei occupato, praticamente sei non retribuito, cioè, ora non so se si riesce a capire. Non si può neanche accedere a nulla. Non puoi accedere agli ammortizzatori, non puoi nemmeno magari ecco cominciare a cercare lavoro, nel senso perché anche un'azienda che ti vorrebbe valutare, tu non puoi entrare a fare un periodo di prova di una settimana o quant'altro, perché non saresti né assicurato, nessuno ti prende una responsabilità del genere, magari anche se gli interessi lavorativamente. Rappresenta per il vostro territorio la Del Tongo? Rappresenta uno spaccato di storia industriale e economica importante, 60 anni appunto di produzione, quindi anche di benessere di quel territorio, ha fatto quindi il miglioramento qualitativo della vita di molte famiglie, quindi diciamo che questa chiusura, questo fallimento è sicuramente una tristissima pagina di storia che auspichiamo possa invece riaprirsi appunto con nuovi imprenditori che possano riattivare l'attività e recuperare il personale che era ancora impegnato dentro questa azienda.